Al Palazzo dell'Emiciclo all'Aquila, nell'aula Gabriele D'Annunzio, apertura con la riunione della prima commissione consiliare bilancio affari generali e istituzionali. In esame il progetto di legge che contiene l'assestamento di bilancio 2024-2026 con modifiche di leggi. A seguire la seduta ordinaria del Consiglio regionale dell'Abruzzo, l'ultima in programma prima della pausa estiva. Che i conti dissestati della regione iniziano a creare qualche problema anche per la maggioranza. Per cui è stato ritirato il disegno di assestamento del bilancio 2024 e abbiamo votato il rendiconto 2023, su cui noi ci siamo espressi con tutta la contrarietà possibile, perché è un rendiconto che riflette la crisi finanziaria della Regione, la crisi dei servizi che la Regione offre agli abruzzesi e lascia presupporre una situazione di ulteriore peggioramento e aggravamento per gli anni a venire. Stanno venendo al pettine tutti i nodi che hanno caratterizzato la gestione di questo governo regionale, le censure mosse dalla Corte dei Conti, dalla Procura della Corte dei Conti, dallo stesso Collegio dei Revisori ne sono la dimostrazione, ma soprattutto ne sono la dimostrazione lo stato della sanità a cui i cittadini abruzzesi devono fare riferimento, lo sono l'aumento del prezzo del biglietto dei trasporti pubblici, del trasporto pubblico locale, lo sono tutti i servizi, per cui ci ritroviamo paradossalmente con una regione in cui i debiti crescono così come crescono i disservizi che i cittadini abruzzesi devono affrontare. Per questo noi abbiamo votato con convinzione contro l'approvazione del rendiconto e faremo ancor più opposizione per l'assestamento di bilancio quando torneremo a chiedere l'abrogazione della legge Mancia.